Buon pomeriggio e come sempre grazie per voler dedicare il vostro tempo a questo momento di condivisione delle informazioni più importanti di cui siamo in possesso. Innanzitutto vorrei esprimere le mie condoglianze agli ischitani, in modo particolare alla famiglia Savio per la perdita del grande combattente Domenico. In modo particolare rivolgo un abbraccio a distanza a Gennaro perché Domenico è stato campione di tante, tante, tante battaglie anche sull'isola di Procida, quindi ci ha rappresentato e gli esprimo tutta la mia solidarietà. Un ringraziamento devo fare a tutte le attività che in questi giorni stanno continuando i loro servizi, in modo particolare ai dipendenti del comune di Procida che stanno continuando a offrire il loro lavoro, così come i dipendenti della SAP e i tanti, tanti, tanti dipendenti che vediamo impegnati dalla mattina alla sera nelle attività commerciali del nostro territorio. A loro va il nostro ringraziamento per il grande senso di responsabilità che stanno dimostrando in questa occasione così complicata. Volevo avere l'opportunità di condividere anche una mia semplice riflessione in merito all'utilizzo che sto vedendo di tante mascherine per potersi riparare, mascherine che ho visto utilizzate anche per strada e in tanti altri ambiti. Chiaramente, vedendo che tante persone le utilizzano, poi a tante altre viene la domanda di immaginare quale può essere l'utilizzo corretto di queste mascherine. Allora, mentre è sicuramente previsto dalla legge e raccomandabile che per tutte le persone che sono a contatto per motivi di lavoro con tanti altri concittadini è obbligatorio indossare la mascherina, io chiederei di limitarne l'utilizzo a tutte quelle persone che non necessariamente sono a contatto con gli altri, perché la forma più efficace di vaccino, di preservazione di ciascuno di noi è la distanza. La distanza può funzionare come la mascherina. Quando ci manteniamo distanti gli uni dagli altri di 1,5 m, 2 metri o anche solamente di 1 metro, l'efficacia di questo comportamento ha la stessa validità della mascherina. Quindi per non ingolfare il mercato, per fare in modo che la mascherina la possano adoperare solamente le persone che ne hanno strettamente bisogno per motivi di lavoro, io chiederei di rispettare innanzitutto la prima regola, che è quella di mantenersi a distanza dagli altri. Io stesso non sto indossando la mascherina, ma senz'altro vi garantisco che sto usando tutte le prescrizioni che mi possono aiutare a non entrare in contatto ravvicinato con gli altri e quindi non rischiare nulla per la salute mia e dei miei cari. Devo darvi degli aggiornamenti anche su una situazione di cui abbiamo parlato spesso negli ultimi giorni, ovvero la possibilità di poter fare delle attività motorie all'aperto. Sapete che anche attraverso questi momenti di condivisione abbiamo più volte detto che la normativa precedente, quella dettata dai DPCM, consentiva la possibilità di fare delle attività motorie all'aperto, salvo che durante il fine settimana, ai sensi di recenti ordinanze da parte del Presidente della Regione Campania, queste attività sono state ristrette, quindi al momento nella Regione Campania non sono consentite le attività motorie all'aperto, quindi il jogging o la possibilità di andare a fare una passeggiata per motivi, diciamo, sportivi non sono consentiti nella Regione Campania e quindi anche nel Comune di Procida. Questo è importante poterlo comunicare attraverso tutti i canali di cui che abbiamo a disposizione, perché è chiaro che tanti concittadini ancora non sono stati aggiornati. Ribadisco, io stesso avevo dato informazioni differenti fino adesso perché differente era il quadro normativo. D'ora in poi quello che dirò attraverso tutti i canali possibili è che le attività motorie all'aperto non sono consentite nel comune di Procida così come in tutta la regione Campania. Devo ringraziare vigili e carabinieri per i tanti controlli che stanno facendo in questi giorni. Veramente stanno dando dimostrazione di grande impegno e a loro probabilmente riusciremo ad aggiungere anche il lavoro dei volontari della Protezione Civile. Quindi mi sento di confermare ai concittadini che i controlli sono in corso, perché leggo e mi rapportano di tante situazioni in cui i cittadini si lamentano di uno stato di mobilità complessiva
che verificano nell'isola. Qualcuno mi ha mandato dei video che ho potuto visionare, qualcun altro racconta di essere uscito per motivi di necessità e di aver visto tante altre persone. Allora io mi sento di rassicurarvi nella misura in cui l'isola è sotto controllo, presidiata dalle forze dell'ordine. La circostanza che si vedono tante altre persone in giro è dovuta al fatto che anche semplicemente se è una piccola percentuale dei 10.000 che siamo, che si deve spostare per motivi di necessità, l'impatto sulla viabilità è di una certa consistenza. Quindi quando vediamo anche gli altri che si spostano, non necessariamente sono delle persone che stanno infrangendo la legge, perché in questo momento la norma consente di andarsi a fare la spesa più altre di commissioni di estrema necessità, e quindi la circostanza che vediamo altri in giro non è necessariamente un'occasione in cui gli altri stanno infrangendo la norma. Quindi il mio è solamente un invito a recuperare uno spirito di fiducia degli uni verso gli altri, perché ho visto chiaramente a Procida, come in tutto il resto d'Italia, che i nostri concittadini in generale stanno rispettando in una maniera molto disciplinata le stringenti normative che sono state previste. Ribadisco, è necessario, anche qualora ci si sposti, anche qualora ci si sposti per i casi di necessità, dobbiamo cercare di tagliare i ponti a questo virus. Quindi dobbiamo fare in modo che anche quando andiamo in salumeria, al supermercato, dal fruttivendolo, dobbiamo mantenere distanza gli uni dagli altri, di modo tale che il virus non abbia la possibilità di passare eventualmente da una persona a un'altra. Sapete, ne ho dato prima comunicazione di questa nuova ordinanza che abbiamo stabilito qui nel comune di Procida, che riguarda il rientro di tanti concittadini. Voi sapete, in quanto tanti sono amici nostri, amici vostri, sono familiari di tutti noi, tante persone che stanno rientrando nell'isola, innanzitutto per il motivo del loro lavoro, sono tantissimi concittadini che fanno i marittimi. Chiaramente non si può imporre ai marittimi di non rientrare alla propria residenza, ma senz'altro il contributo che possiamo dare come istituzioni è quello di dire le regole alle quali si devono attenere. Per senso di responsabilità, tantissimi di questi marittimi e altri lavoratori che stanno rientrando a Procida hanno domandato preventivamente, quindi abbiamo voluto agevolare il lavoro facendo un'ordinanza che potesse indicare precisamente quelli che sono i comportamenti da osservare. Allora, se le persone rientrano nel comune di Procida da viaggi che li hanno visti lontano da Procida per oltre 48 ore, devono scrupolosamente indicare questa circostanza nella modulistica che diffonderemo in queste ore, mandarla questa modulistica al comune di Procida e osservare scrupolosamente 14 giorni di quarantena, ovvero di isolamento domiciliare. È chiaro che sarebbe meglio se ciascuno di quelli che rientra a Procida stesse in un appartamento separato e non avesse contatti con i suoi familiari. Quindi chiaramente la situazione ideale è che ciascuno che rientra stia da solo in un appartamento, ma ciò chiaramente non è sempre possibile, perché a volte non si dispone della possibilità di altri appartamenti. Allora, in questo caso, così come prevede la norma quando parla di isolamento fiduciario, i nostri concittadini devono cercare di stare diciamo, a distanza anche dai loro familiari. Possono stare eventualmente nella stessa casa, ma senza mantenere contatti con gli altri familiari. Anche nei loro percorsi che fanno all'interno della casa devono cercare di mantenersi preservati e riservati in disparte rispetto agli altri. Se anche i servizi igienici non dovessero essere più di uno, quando i nostri amici che vengono da lontano, appunto, utilizzano questi servizi, devono necessariamente igienizzare dopo con l'alcol e fare in modo che, appunto, l'ambiente rimanga il più possibile asettico, proprio perché alla fine comprendiamo che tanti necessariamente non hanno altre possibilità di residenza se non quelle del proprio nucleo familiare, ma è importante innanzitutto per questo nucleo familiare che i marittimi e gli altri amici che vengono da lontano possano rispettare queste cautele. Perché?
per la comunità è già comunque importante il lavoro di distanziamento che si sta facendo. Quindi il vero rischio di questi rientri non è tanto un rischio per la comunità, perché le norme che ci consentono di tenere lontano il virus sono già in vigore. Il problema si pone innanzitutto per le loro famiglie e quindi per andare incontro a questa preoccupazione abbiamo stabilito con un'ordinanza che devono necessariamente coloro i quali rientrano mantenersi isolati per 14 giorni. In questa mattinata abbiamo anche cercato di introdurre delle misure per andare incontro alle esigenze dei tanti che eventualmente possono essere in difficoltà. Quindi abbiamo riunito la giunta e abbiamo deliberato un piccolo contributo alla Caritas di Procida per poter gestire le situazioni delle famiglie che sono maggiormente in difficoltà. Colgo l'occasione per ringraziare la Caritas di Procida, perché adesso, come fa tante altre volte, porta anche le spese alle persone che si sentono in difficoltà. Quindi c'è questo canale importante di solidarietà che è attivo nella nostra isola. Il comune di Procida cerca di dare il suo contributo spendendo qualche denaro per la Caritas, dando un contributo di modo tale che la Caritas stessa sia messa in condizione di poter andare incontro alle situazioni dei cittadini che sono più in difficoltà. Abbiamo disposto in giunta anche la sospensione del pagamento delle strisce blu, quindi d'ora in poi fino al 3 di aprile, poi con possibilità di proroga, i cittadini non devono più venire al comune a rinnovare gli abbonamenti piuttosto che andare nei negozi per acquistare dei tagliandi per la sosta a pagamento. Quindi da questo momento la sosta a pagamento è sospesa nell'isola di Procida, così come sono sospesi anche i pagamenti per quanto riguarda il canone di occupazione del suolo pubblico che di solito pagavano le attività commerciali. Quindi anche per questo motivo non è necessario venire al comune o fare particolari adempimenti burocratici perché è sospeso il pagamento anche del canone per l'occupazione del suolo pubblico. Cerco di diffondere delle notizie e delle informazioni che chiaramente approfondiamo nel corso della mattinata con i nostri amici avvocati della Giunta e con tutti gli altri che ci danno un contributo a verificare bene tutti i nuovi adempimenti. Al momento, per esempio, l'attività di poter andare a fare un saluto in chiesa è consentita come attività accessoria, nel senso che è possibile recarsi per pochi minuti in forma isolata a salutare in chiesa nel momento in cui si esce per altro tipo di commissioni necessarie. Quindi non si può uscire, ai sensi della normativa, direttamente e esclusivamente per andare in chiesa, si può fare un passaggio qualora si sia usciti per un'altra evidente necessità. Quindi un saluto solitario e in forma chiaramente senza creare aggregazioni è consentito. Leggevo anche di qualcuno che è estremamente preoccupato del rischio che incombe dall'esterno, ci chiedeva addirittura forse delle misure molto forti come quelle del blocco del porto. Io devo confessare tutte le difficoltà che invece stiamo vivendo, anche con questa forte riduzione dei trasporti marittimi che stiamo vivendo in queste ore, perché come dire, mobilità o dinamiche molto basilari come quello degli spostamenti dei sanitari sono state fortemente compromesse dal fatto che non ci sono più tutte le corse regolari del trasporto marittimo. Ringrazio la Gestur, ringrazio Lucia Mamelli che nei giorni scorsi ci ha lavorato per la disponibilità che hanno dato di poter mettere delle corse a disposizione dei nostri sanitari. Però ecco, immaginare di staccare Procida dal resto d'Italia è una cosa che mette in difficoltà innanzitutto i procidani per quegli approvvigionamenti necessari e per quella garanzia di salute che necessariamente dobbiamo conservare. Concludo rivolgendo a tutti per il senso di responsabilità che tantissimi,
stanno dimostrando. Anche la mobilità di cui abbiamo parlato prima del territorio è chiaramente ridotta allo stretto necessario. Sto vedendo che tantissimi concittadini si preoccupano della salute loro e di quella degli altri. Quindi consentitemi di ringraziare tutta la comunità per questa dimostrazione di grande senso di responsabilità e un abbraccio forte lo voglio fare anche ai giovani e ai bambini che stanno forse cogliendo questa occasione nel modo migliore possibile, ovvero riallacciando dei rapporti calorosi con i propri familiari. Allora vi posso salutare, ricordando che al momento a Procida non c'è alcun caso di contagio da coronavirus. Come già vi ho detto, non date retta, non date attenzione alle comunicazioni che non sono verificate. Saremo senz'altro noi i primi che potremmo darvi eventualmente questa notizia e con questo auspicio di fare in modo che appunto Procida conservi il più a lungo possibile la sua immunità, vi saluto e vi rimando alla prossima comunicazione. Grazie.